Buongiorno a tutti. Entriamo insieme in questo nuovo giorno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un nuovo giorno di vita ci è offerto. Possiamo seguirti, Signore, dove oggi sarai, nei sogni di pace, nel cuore degli uomini, nelle forme di bellezza, nei cuori assetati di te, nella dimora segreta del cuore, nella voce intima che indica la via, nel lavoro intenso, nella calma delle soste, nell'incontro dell'amico, nelle domande di amore. Rendici attenti, o Signore, agli incontri che oggi riempiranno la nostra giornata. In quel tempo il Signore Gesù diceva a quelli che erano attorno a Lui insieme ai dodici: viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio, sotto il letto, o non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. La parola di Dio incarnata, cioè lo stesso Gesù, figlio di Dio, fatto uomo, non è venuta nel mondo per rimanere nascosta. Questo comporta una conseguenza molto importante. Il Vangelo di Gesù non vuole essere, non è affatto, una dottrina oscura e riservata a pochi eletti. Ogni tentativo di caricarla di significati esclusivi o di complesse speculazioni deve essere abbandonato. Il Vangelo è luce, è ciò che gli occhi semplicemente aperti vedono e, nello stesso tempo, ciò che permette agli uomini di vedere. Il Vangelo di Gesù è vita, illumina la vita e dà la vita. Nessuno di noi si stupisce di respirare, sarebbe sorprendente il contrario. La lampada che è Gesù non è stata nascosta dal Padre, magari per proteggerla, ma è stata messa a disposizione di tutti, perché tutti ne traggano forza e guida. Anche al tempo di Gesù, gli esperti di cose sacre amavano ricoprire la loro dottrina di un'aura di mistero, sottolineavano la necessità di lunghi studi e di severa disciplina per giungere alla giusta familiarità con la parola del Signore. Gesù invece cammina tra la gente, si lascia incontrare, si lascia leggere da tutti, senza prudenza, senza premesse, senza garanzie, senza esami di ammissione. Del resto, la sua novità è talmente grande che nessuno in realtà è davvero pronto a comprenderla e ad accoglierla. Persino ai discepoli sarà possibile comprendere solo grazie al dono dello Spirito. Anche questo messo a disposizione di tutti, uomini e donne, giovani e anziani, come leggiamo nella pagina che gli Atti degli Apostoli dedicano al dono della Pentecoste. Gesù propone una dottrina nuova, insegnata con autorità, cioè con grande competenza, ma non per questo si rivolge solo ai sapienti. I semplici, infatti, dimostreranno e ancora dimostrano di saperne di più. Alle prime luci, come la vita si affida al giorno, io mi affido alla tua tenerezza. Alle prime luci, entra nel mio cuore che ti attende, come un raggio di luce, come uno sguardo. Alle prime luci, rendimi fedele nel poco, per mantenermi oggi fedele nel molto. Alle prime luci, rimani al mio fianco, che non sia un giorno sterile, ma consumato. Affidiamo la nostra giornata al Signore con la preghiera dei figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
e la tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Buona giornata.